Oh, partita. Ok. Ottimo, fantastico. Quindi, datemi un attimo che avvio il bimbino. Ok, pure la pubblicità, Dio santo. La nuova lezione di tecnica ha causato una violenta flessione nell'indice Nikkei. La borsa di Tokyo è infatti crollata di 7 punti al sol pensiero che il costantino e la grandissima di possono arrivare a Tokyo. Vediamo un po' se qua tutto va. Vediamo un po', la live è partita. Ciao a tutti. Oggi faremo una live su Minecraft. Che giocheremo un po' a costruire, far tutte queste cose. Va bene, in teoria qua c'era una costruzione, però non so neanche se farlo o meno. Questa qua, ragazzi, è la cosa più ambigua. Più ambigua che. Adesso arrivo, datemi un attimo. E devo fare una cosina. Poi metto magari un po' di musica di sottofondo per farvi vedere le cose che ho fatto. Adesso faccio vedere quelle due luci là che avevo iniziato a fare. Un po'. Vediamo un po'. Ok, partiamo in quinta, diretti per fare il tour, mini tour delle costruzioni che avevo fatto, perché qua abbiamo fatto una specie di piramide con la lava chilometrica. Questa costruzione non aveva mai avuto senso. E ho fatto questa cosa qua, molto settica, molto Apple. Quindi, ora, qua ho fatto dei binari chilometrici, che il mio povero PC non ha un rendering così importante. Questa è la costruzione più lunga che ho fatto, perché chi gioca a Minecraft senza mod sa le piccole difficoltà che si celano costruire un edificio sott'acqua. Parecchio, quindi devi stare a fare prima una base di fondo, quindi il vetro, se lo vuoi far trasparente ovviamente. Poi devi chiudere tutto perché devi anche eliminare l'acqua, problema che a volte eliminare l'acqua in questo gioco sembra una cosa impossibile. E quindi direte, questo è un pazzo che si è costruito un intero coso così gigantesco sott'acqua. Sì, ora volendo vi posso anche far vedere. Sì, io scalecchiocciola tutta la vita. Quindi ci spiegherò 12 ore per andare sotto, solo per farvi voler vedere.
Così almeno vi faccio vedere, ecco. Tutto sott'acqua. Tutto sott'acqua. Tutto da arredare, ma almeno abbiamo fatto qualcosa. Perché oggi non c'ho proprio voglia di... Magari ci giocherò forse stasera alla play. E ora vi faccio vedere. Ah, è vero che c'avevo... Non c'avevo, avevo l'uscita di sicurezza per far più veloce per uscire, ma me l'ero dimenticato. Poi ho fatto questo edificio, ma sempre incompleto, quando mai? Sì, ma Soppino fai, non fa gli edifici completi. Questo qua, con tutte le scale, un mezzo giardino, un riflettore verde, anche se realmente non è un riflettore verde, ma dovrebbe essere azzurro. Dettagli. Quindi ora faccio vedere un po' di robe. Qua la gente è peggio di me, non ha un cazzo come cazzo da fare. Con questo lo fa notare. No, leggermente. Questo doveva essere l'ingresso della miniera che dovevo fare, che l'ho lasciata lì per metà, ma poi ti si rompe, uno si rompe tre quarti, come questa qua, un'altra miniera, che dice, boh, vabbè, rinizia, perché a me i buchi mi piacciono, pure quando ci sono delle cose che tipo, non ti fifano, vedi, lo ricostruisci, oppure qua. La struttura dell'edificio, ho preso un punto a caso e poi tac, eccolo qua. Questo è l'edificio. No, però questo l'ho completato, dai, qualcosina gli ho fatto, vedi, i tavolini con le mezze sedie, qua non mi ricordo che cosa era. Io un po'. Ah sì, è vero che la texture è tipo... sono tipo CED, queste dovrebbero essere le casse, sì. Questa cosa degli incantesimi. Mi piace molto fare il buildings degli edifici. Quindi tutto bello decorato, vedi le piantine, le finte mensole. Qua sono le scale fatte un po' in modo strano per, vedi, per riprendere un po', ovvio, sono alte 200 metri. Queste sono le stanze. I cosi, i mobiletti. Tanto per chiudere la parte forte, lì si auto chiude nell'uscita. Se lo riprendi, se no da dentro devi chiuderlo. Non so se avevo anche un lato sul tetto, no, sul tetto non ho fatto niente, ho fatto solo le luci. Guarda che si chiude, qua c'è la pedana, qua non c'è la pedana, mi tocca chiuderla. Cosa possiamo costruire tutti assieme? Vediamo un po'. Avevo pensato, perché ho visto una live ed era carino, costruire, sì, dai, anche qua è una cosa un po' strana, però ci sta. C'è l'erba. Fare un edificio sospeso in aria, però non che ci devi arrivare in volo, ma che ci devi arrivare con le scalette. Però bisogna farla luminosa, perché se un giorno vorrete farci una survival in questo mondo, che ben poco ci vuole. Più alto, dai, andiamo nella stratosfera di Minecraft. Nuvole. Dobbiamo salire ancora un pelino sopra le nuvole, perché sennò dopo dobbiamo eliminarle dal rendering video del gioco, perché sennò quando sei dentro all'edificio è come aver la nebbia in casa, ovviamente. Forse ancora di due punti. Ok. Vediamo un po'.
Forse sono salito troppo. Ok, l'edificio come lo vogliamo fare? Questo che cos'è? Roccia di fondo? No, roccia di fondo no. Tanto noi non ci frega, quindi blocchi azzurri. Lana, no. Roccia, roccia. Faremo un fondo di pietra integrato, blocco di quarzo. Facciamo un blocco di quarzo e un blocco di legno. Quindi faremo tipo, partiamo da, sì, dai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Facciamo un 10x10, se riesco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi sa che ho messo un cubo in più, però. Tanto me ne accorgerò alla fine quando dovrò tirare le finestre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Mi sa che... Secondo me qua e questi due sono lunghi giusti, questi qua c'hanno una cosa in più. No, c'hanno uno in meno. Adesso sarà l'opposto, vediamo. Vediamo un po'. La vogliamo fare quadrata, rettangolare, rotonda. Chiaro, rotonda sarà un puttanaio. Facciamo una cosa. Che non hai un fondo per cui partire. Beh, dai, all'apparenza è un quadrato. Mi sa anche perfetto. Quando mai mi escono i quadrati perfetti su Minecraft? Ok, per farlo circolare questo, vediamo un po'. Dobbiamo fare l'effetto circolatorio qua. Quindi qua mi sa che dobbiamo, vediamo un po'. Quindi c'entra questo. Sì, io faccio il doppio lavoro, ma fa niente. Perché devo allargarlo. O magari vado ad eliminare i blocchi mancanti. Vai a metterti blocco. Pessima patata. Tutto stendato, forse ci siamo riusciti. Forse ci siamo riusciti.
Questo via, 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 via. Perché c'ho due cubi in mano? Ricordo mai come si toglie l'altro cubo. No, mi sono rotto le palle. Lo rifaccio quadrato. Troppo sbasso, troppo lungo da fare. Qualcuno, perché io non posso vedere i commenti. Commenti, se volete, no, non se riesco. Vediamo se riesco. Addirittura la mia live ha la digitatura di coso. Che la pubblicità. Sì, sì, sì. Non riesco a solo chat. Ok, se mi volete scrivere ora riesco a vederli, quindi se riuscite ditemi. Io non riesco a capire perché c'ho due blocchi in mano e non so, non mi ricordo, perché questa è la versione nuova. Io quando gioco ogni volta ci scopro cose di nuove, perché o ci gioco quando c'ho i momenti morti o quando c'ho voglia. Io dovrei riscaricarlo per PlayStation, perché lì mi trovo un po' meglio, faccio le cose un po' più velocemente, però anche qua, dai. Dai, dai, dai. Ma nessuno che mi scrive nei commenti quanto sei pesso di merda, quanto sei nabbo, che voglia c'hai di giocare a Minecraft. Qualche insulto, dai. No, scherzo, insultare no. Penso che vi potrei bannare direttamente, però vi voglio bene. Comunque, la prova del 9 è che ho contato giusto, è venuto un quadrato perfetto, perché sennò c'era un'irregolatezza nel fare questo quadrato. Ok, quindi ora noi andiamo a prendere il nostro bellissimo quadrato. Quadratino, ma la seconda mano, secondo me, del secondo blocco. Ah, ma io te lo posso mettere anche in testa? Questo qui cosa sarebbe? Non dice. Secondo blocco, vabbè. Ok, ora noi, questa è solo la base, quindi noi ora andremo a piazzarci sopra la base. No, la base, il pavimento. Però facciamo un pavimento da un blocco 1, non da due blocchi, solo per il semplice fatto perché poi se ci devi applicare. Anzi, no, ho sbagliato. Facciamo solo lato interno. Quindi applichiamo i nostri bellissimi quadretti, perché l'esterno potremmo cambiare colore. Sì, io sono un vagos. Però anch'io non ho fatto una cosa. Se io devo fare poi l'ingresso qua, ci devo anche pure fare un buco. No, qua. Oh, ho sbagliato. Questo è giusto. Qua. Però così. Ok, ottimo. Così, così, così. Perfetto, perché noi dovremo applicare la scala sul nostro corridoio chilometrico.
Quindi, strano, dai, dai. Non sono così abbastanza famoso per fare live su Minecraft. Dai, però qualcuno, dai, almeno per dire, oh, coglione che gioca a Minecraft. Sì, chi mi conosce sa quanti anni ho. Sì, io gioco ancora a Minecraft nel tempo libero. Perché essendo un ex appassionato di Lego, e ne ho un botto, se mi facessi vedere tutto il Lego che ho, spaventereste. Adesso colleziono videogiochi. Colleziono videogiochi, piace giocarci. Dovrei comprare Minecraft originale, sì, lo so, ma attualmente non ho voglia di spenderci 10 euro. Se devo spendere 10 euro voglio un gioco più che completo e che mi posso anche divertire. In teoria qua dovrei comprarlo completo solo per il semplice fatto che se qualcuno vuole giocare con me, partecipare alle mie cose, non ha tutti questi problemi che per le versioni quelle... le versioni quelle... Sì, una versione craccata, una versione quelle che si trovano su internet. Finora vi dico che questa qua che ho trovato, di versione, che è abbastanza facile trovarla, è veloce, vi si aggiorna automaticamente perché rilasciano. Massimo a volte, perché magari hanno dei problemi, nell'aprirlo vi dicono dovete scaricare il launch nuovo. Il launch di solito pesa sui... 23 mega. Poi l'aggiornamento di solito su Minecraft pesa sui 100-200 mega. Su PC, su console recentemente ho visto che è iniziato a pesare 1-2-3 giga, perché il sistema di rendering all'interno del gioco ancora forse in certi frangenti, livello di comandi e tutto, forse più fluido, perché chi non si potesse permettere un PC ad esempio come il mio, un Alienware con una configurazione da 3500 euro che è un portatile, oppure comprare un buon PC fisso che mediamente, se non vuoi avere problemi, non comprato, non fatto, ma già preassemblato da, tipo ad esempio, non è che sto per fare pubblicità, ma è così, l'Asus, il G70 Titan, l'Alienware Arena, l'Arena, poi dovrebbe essere Arena 51, poi c'è l'OEM dell'HP, i famosi MSI, che quelli sono abbastanza buoni. Però se uno non si può permettere queste cose qua, con 500 euro discretamente può giocare. Però io non consiglio mai, piuttosto un i5 o un i7, o chi si può permettere con i nuovi Intel Xeon o i9, per chi se li può permettere. Ovviamente quelli sono cifre davvero assurde. Se andate a vedere un PC assemblato, che io seguo uno su YouTube che fa PC non da gaming, di più, ha fatto un computer raffreddato con tutti i componenti, oppure addirittura gli hard disk, che erano davvero una cosa assurda. Costava 20.000 euro, un comune mortale 20.000 euro non se li può permettere. Però volendo, computer da 1.000-2.000 euro tranquillamente se lo può fare. Se uno non riesce a tenere budget così, giocare anche giochi un po' più impegnativi, ad esempio partendo dal più, secondo me, il più pesante, da Crysis, andando a salire da recentemente con Rainbow, che con le texture ultra HD in 4K, cioè altro che non la Radeon Vega o la Titan o la TI delle Nvidia, lì ci devi spendere altro dei bei soldini. Un computer lì ci parte una configurazione da secondo me parte da 2000 e no 1000-1800 senza problemi, configurazioni senza, magari fai un misto raffreddamento liquido e aria per avere una buona cosa, una buona RAM, soprattutto una buona RAM, eh. Fai un doppio hard disk,
magari ci fai un 500 giga SSD e fai un 2-3 tera a un cazzo da 7200, 7200, 7300, 7500 di velocità di scrittura, un bel Western Digital o un Purple o altri, che tanto sono comunque mediamente sono tutti buoni. Vi fate delle belle configurazioni di un bel PC con una buona RAM senza straffare di potenza, tutto il resto. Volendo, mediamente fate un buon PC. La finestra la facciamo di 2, quindi la finestra facciamo di 2, quindi così di 2, però il tetto, che magari lo facciamo luminoso, tipo il vetro, così la luce andrebbe così, finestra andrebbe qua. Vediamo un po'. Comunque, se qualcuno nei commenti, perché non mi ricordo mai, se c'è un modo su Minecraft tenerlo impostato con la luce infinita, scrivetemelo nei commenti e nella live. È vero che io sono stupido, perché volendo potevo mettere il link della live su Facebook e non l'ho fatto. Adesso vi metto il link, così magari qualcuno mi può vedere. Lo metto sia sulla mia pagina, la pagina ufficiale, che sul mio profilo Facebook. Qua. Io sono davvero stordito. Fai le live e non metti link per farti vedere. Davvero epilol. Poi ok, vediamo se ora se qualcuno fa qualche minuto. Siamo fuori. Ok. Dai, qualcuno che venga. Tutti in abito. Ah. Chi follow, che si iscrive, io mi riscrivo anche al suo canale. Così almeno volendo gli aumenta gli iscritti. Io ricambio sempre, perché tanto alla fine a me piace ricambiare. Quindi avere un po' di iscritti su Twitch fa sempre comodo. Ho esagerato, qualche cubo in più. Parecchi cubi in più. Vedevate quello che vi dicevo? E se la costruivo a questa altezza, avevo la nebbia valpadana in casa, vede? Tac, tac, scomodissimo. Invece, fatto un gradino più in alto. È molto più comodo.
fuck? C'era uno strano rumore che proveniva dal... Ma da fianco a me, ma... Boh. Però non so se farla più piani o... Intanto sto vetro lo diamo. Ci potremmo fare la jacuzzi. Mannaggia. Torcia, la torcia. Intanto mettiamoci delle torce. Infatti mi sono sempre chiesto, ma delle torce come queste di Minecraft? Ma non bruciano legno! Se per caso si rovescia la torcia. Dai! Quindi lo scalino è lì. Spero che sul vetro non si può agganciare la scala, se no facevo una cosa tipo quella. Luminosa qua. Sì. Vediamo un po'. Siamo un po', sto facendo una cosa, adesso arrivo. Ammazza! Oh, c'è una pecora. Un messaggio di massa alla nostra comunità. Sembra un enorme ombrello. Dai, tanto l'acqua non serve. Perché mi dà? Ah, sì, già. Le scale. Oh, scalapioli. Talking. Cosa? Barre rapide e salvate. La barra rapida dei C3. Cos'è sta roba? Cose nuove. Barre rapide e salvate. Di salvate. Vabbè. Togliamoli. Mettiamo le scale a pioli. Penso che forse sono più carine queste, quelle di legno.
Sembrano quella dei cantieri. La mod contro otto era carina, la mod grafica. Beh, mod, parliamone, texture. Che quale texture? Se volete poi faccio vedere che, volendo, potete modificarle a vostro piacimento, salvarle in RAR, facendo le varie cartelle come ti dicono loro, andando a impostare i vari block notice. Poi mi fa mettere la scaletta? Cioè dovrebbe. Ah, eccolo qua. Personalità. Ma che roba. Vacchetta amarrata. Però no. Quindi, pensa se sbagli nel salire. Vai giù. Niente, mi scrive anche. Ah, che cosa? Qua bisogna un po' variare. Sono in treno. Lui è in treno. Su PC, certo, sarto. Tanto che rispondo, certo. Sul play non. Oh. Sulla play non ho la cam. No, sulla play non ho la cam. Sartuccio. Sì, stavo facendo una cosa che mi era venuta in mente, che ho visto su un video di altra gente. E quindi, perché non copiarli? I vetrini, questa cosa. Lanterna di zucca. Ma con sta... Va? Lol. Anguria. Questo che cos'è? Smeraldo grezzo. Mica tamarro. Sono al lavoro, negro. Ottimo. Mi si è scritto che top. Ah, fino alle 4 che vado a lavoro. Ti guardo, va là. Non mi guarda. Ale. Ale. Nel frattempo, allora, tu allora sei l'unico spettatore che guardi. Collaborazione tattica. Cosa facciamo di questa struttura molto anti-scienza, anti-gravità? Ci facciamo dei finti bruciatori che gli escono da una casa mezza di legno di doppio quarzo. Che sballo. Facciamo la droga. La meth. Questa è la meth di Walter White. Questa è la meth di Walter White. Vedete. Oh, MD. La meth. Non c'è di un altro colore. Amen. I riccioli buggati. Sto giocando a LOL, non riesco a risponderti sempre, anche se ti osservo e ti faccio compagnia. Che top! Lui gioca a LOL. Ok, lui gioca a LOL, quindi... Anche la pecora vedrà con me al buio. Quindi stai giocando a LOL, ok, che cosa stai a fare a LOL? Peccato che è vero che non sono sulla chat, che potrei farlo volendo. Che volendo potremmo parlare assieme. Così abbiamo un altro, diciamo, uno spettatore più. Che fa? Spettatore più compagnia al live streamer. Sto pensando. Qua stiamo ascoltando Bamboo di Miley Cyrus.
Mi dovrebbero segnalare, tipo YouTube mi avrebbe già segnalato a random, ma avrebbe già bloccato la live secondo me con la musica di sottofondo. Questo per farvi capire che è la prova del 9, perfetto. Non so, magari mi fa cazzo con la vita adesso. Come fai? È scomodissimo a fare dei cubi. Guardate la prova del 9. Che prima dicevo che era la nuvola che prende il colore del cielo, come mimetizzare la propria casa tra le nuvole. Abbiamo lo shield come su, è vero che non si riesce a muovere. Sto svanendo. Anche questo sarebbe da pacciare. Perché chi... Vabbè, anche così è tanta roba. Non si attiva. Ah, mi si rompevano in testa. No, che bug. No. Certo, se per caso mi stai guardando, guarda. Mi si rompe in testa. La pozione rimane sospesa in aria. Mannaggia. Il mega bug di Minecraft. Altro che Herobrine. Che quello secondo me è stato voluto mettere apposta. Lui gioca LOL. Immagino che risultati sa fare. 28 28-0, 28-1. Preso LOL. Ah, comunque Sarto, se per caso mi stai ascoltando, se tu non vuoi vedere direttamente i commenti sul secondo schermo, se hai l'applicazione, durante la live hanno fatto un aggiornamento, come infatti ora lo stavo guardando, che ti permette di guardare i commenti e rispondere direttamente dall'applicazione, invece che andare su secondo schermo, digitare, invece sul telefono è molto più comodo. Dai, ovvio, ti fermi un secondo e rispondi. Capito? Infatti ora, perché su PC non avendo il secondo schermo e non riesco a fare, non ho per una così una grandissima connessione, lo sto facendo ora con te. Infatti ora ho visto che mi è scritto figo ci sta. Per essere più comodo in questa circostanza dovrei mettermi tipo il telefono a fianco, magari con un piedistallo che vendono, sai quelli del telefono, queste robe qua, te lo metti lì, che te lo imposti, o in verticale o in orizzontale, e vedi tutti i commenti, poi nel caso lo stacchi e rispondi. Fatti capire, vedi che sto guardando i commenti dal tuo lato? Ci sta. Più nello stesso tempo, perché non so, voglio usare la musica all'interno del gioco, però sto usando sul telefono ovviamente. Devi tirarmela in testa la pozione. Ottimo. Ok. Vedi, tanta roba. Così non stai a impazzire a fare il doppio schermo. Ti dico, il doppio schermo è carino se ci devi giocare, ma non per farle, vabbè, anche per farle live, magari ce l'hai già lì, quindi decidi come guardartele. Quindi lui super connessione, riesce a guardarla live, giocare e risponde al telefono. Mannaggia. Vediamo un po'. Ma se ci faccio tipo dei pilastri chilometrici altri.
No, volevo mettere dei vetri colorati. Vetri dove sono? Qua saranno trasporti. Botola di legno, sembra di ferro, ma dettagli. Botola di ferro in ferro. 52 secondi, prima durava 2 minuti. Abbiamo il vetro di pane, pannello di vetro. Noi stiamo a pane di vetro. Adesso è il pannello di vetro. Oh, hanno messo i colori ai letti, sarto, su Minecraft. Che top. Cos'è? Terracotta smaltata ciano. Dio. Cose strane. Cristallo dell'Eden. Scatola dello Skull viola. Barra dell'End. Ma io voglio il blocco colorato. Mi sa che devo andare qua per forza. Sì, dai, così tamarro. Per renderla un po' meno psicofisica la casa, potrei anche... Così, dai. No! Quando mai? Sarto, siamo giovani vecchi noi. No! Se mi risponde, no, ci sarei tu giovane vecchio. Anzi, giovane Padawan. Carissimo Sartuccio. Ma stai streamando anche tu, ragazzi, che stai giocando a LOL? O... appena riesci, rispondimi, appena ci lasci le penne sul League of Legends. Il cosiddetto LOL. E poi LOL non è solo League of Legends, ma anche un'altra frase che non ricordo mai. In inglese. Cazzo, ma... Giocare al PC, mi sto ancora chiedendo la gente come fa, altro che farti venire la tendinite, perché c'è tutte le dita piegate, tranne le dita della mano destra. Sei destrozzo. Se sei mancino, immagino un mancino giocare al PC. Come fai? Incroci le mani, giochi così. Anzi no, come fai così? Che cazzo fai? Dovresti comprarti un tastierino, una tastiera opposta. L'UASD dovresti averlo dalla parte opposta, dove c'è l'invio. No, però sto veramente pensando a un mancino come gioca. Sto veramente. Vabbè, un conto sulla PlayStation che puoi invertire gli analogici. Che non è un problema, non è problemone. Vabbè, in quel caso inverti anche i due grilletti, perché se sei mancino. Inverti. Vabbè, quindi allora anche col mouse. Sono troppo forte. E ecco perché. Troppo forte, ecco perché. Quella ecco forte, ecco perché, ma potevi mettere il soggetto, perché non è che ti sto sentendo. Tu dici inerente a quelle cose che ho detto prima. Ah, poi Sarto, non so se ci hai fatto caso, dietro di me c'è un calendario con Masha, invece di pensare alla scuola pensa a disegnare orso. Che top. Questa Masha, anche lei trasgre. Verrà bocciata 20 volte. Povera.
Mia, come è scomodo mettere i blocchi all'incontrario. Devi continuare a girare nel senso opposto la visione della telecamera periferica, perché sennò, vedi, fa sto giochino che Minecraft in su più di così non va, perché la periferica sono già lì in su. E quindi devi fare una rotazione, ad esempio così. Io l'ho sbagliato, così. Oh, ma Sartuccio, ma si sente la musica di sottofondo che arriva dal microfono? Sicuramente sì, perché c'è il microfono in sensore sensibile del computer. Mi piace. Ah, ottimo, ottimo, ottimo. Madonna di Dio. Sì, la gente dirà, minchia, la canin, che bestia, che stramacca, famiglia. Se no, un cazzo. Mi voglio divertire. Adesso faccio una piccola decorazione esterna perché mi fa impazzire fare sto coso, perché da quando ho visto un ragazzo americano che fa il building, che faceva gli edifici, ma aveva attaccato, che c'è ancora adesso, questo stile molto moderno. Beh, tanto per fare i classi, fare gli stili classici non è che ci vuole tanto. Prendi il primo, prima immagine classica di qualche edificio carino, tipo il caffè Dostoevsky di Rainbow, e lo realizzi su Minecraft. Sarebbe fighissimo. Beh, così, facendolo così potrebbe essere un posto di vedetta. Dopo faccio io una cosa tamara sull'edificio, perché... No! Poi dopo perdi tempo per fare queste cose, perché lanci pezzi per errore, perché
il tasto per lanciare le cose su sto gioco è vicino al tasto di movimento. Mannaggia. Devo fare col tasto esca. Ho già tutto, ma già col tasto, poveretto. Una mezza prigione. Ma il blocco che si bugga, mannaggia. Statistiche va. Addirittura. Tempo di gioco 170, quasi 2 ore. Distanza in corsa, distanza a piedi, figa. Ho già fatto 19 km. Danno inflitto 110. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. Secondo lui dovrei costruire il vetro del drago. Forma di blocco. Oddio.
Ci vuole niente. Ogni tanto questo gioco ti fa perdere la pazienza, però, eh. Ah, si vede anche il tramonto, più figo di così. Poi dopo, quando lo vedi andare giù, lo vedrai fino a qua, e poi dopo no, vedi più, anche se c'è la luce. D'altra parte, la luna che sembra un amo. La luna, un po' buggata. Aperto come una cozza. 6 di 1 per me. Che top. Che top. Ho già messo tutti i vetri, che to. Ora oro grezzo, legno di giungla, no, dov'è il coso luminoso? Luminante, sì, dovrebbe essere questo. Sì, il blocco luminante, ok, ottimo. Carino. Metto tutto per tutta la superficie del gioco. Cioè dell'appartamento. Magari faccio tipo. Per rendere un po' più tamarra la. Per fare un po' più. La faccio vedere tipo una roba. No, però ci sta visivamente farlo. Perché tanto alla fine illumina, non è neanche brutto da vedere.
Russia. Per chi non conoscesse queste canzoni, qua ci vuole tanta cultura per trovare queste canzoni, tantissime. Cus. Sì, le droghe fanno male, l'ho sempre detto, lo ribadisco ogni volta che le droghe fanno male, ma qua se ne fanno uso. Oh, non è vero. L'unica droga effettiva si chiama Monster Energy, un energy drink che è strabuono, lo consiglio tanto. Se volete consiglio anche una versione da assaggiare, se la trovate, la Rehab, pubblicità Monster. Monster, se mi senti, se state sta live per vedere questo video, voglio essere pagato, ti sto facendo troppa pubblicità al tuo prodotto, quindi vorrei almeno 12 quintali l'anno di Monster. Grazie. Sai cosa ti dico? Che però noi facciamo la camarrata. Per farlo un po' più trasgre sto posto, un po' più carino. Pubblicità lecita, solo ne voglio anch'io. Ah, ne vuoi anche tu una? Ce ne ho una in frigo, quella di Vale, so. C'ho quella di Valentino, c'ho quella di Valentino Rossi, anche lì altra pubblicità lecita per Valentino Rossi. Povero Vale, anche lui che quest'anno gli è andata a farsi fottere il suo mondiale, vabbè. Però rimarrà ancora il campione del mondo. Indiscusso, purtroppo bisogna dirlo. Pubblicità sia a Valentino Rossi, alla Monster e anche all'Alienware e anche all'iPhone. E già che ci siamo, buon lavoro, ciao Sarto. E già che ci siamo, facciamo pubblicità al canale di Error System Z. Se già che ci siamo, se lo andate a vedere, anche lui ogni tanto fa stream. Fa stream su Twitch. Penso che ne faccia anche di League of Legends, Rainbow e altri giochi, ora non so, però anche lui fa stream, quindi se volete passate, andate a trovarlo. Io invece vi chiederò, anzi no, era questa, io vi chiederò di passare o sulla mia pagina Facebook, quindi su Op7Sip Facebook, o di andarvi a iscrivere o sia sul canale di Twitch che sul canale YouTube, se riuscite, siete tanti dei bomber. Io nel frattempo, se volete, io ricambio pure, io ricambio sempre, mi arriva un'iscrizione, io ricambio. Poi magari non avete video, lo usate solo per guardare i video dei vostri haters o dei vostri fan, dei vostri idoli di YouTube, quindi io vi chiedo anche una piccola iscrizione, non è che chiedo, non chiedo tanto, solo un'iscrizione. Io nel tanto vi ricambierò. Ecco, un po', vedi che cambia un po' forma anche all'interno, magari ne metto un'altra anche sotto. The selfie, pubblicità anche questa canzone. Più contatti, tanto a posto. Mi manchi almeno so. Mi manchi in canalista. Cose che non ho. Hai presente?
sabato sera, quando quella vera, io la Madonna. Non c'è, non esiste più, non esiste più. Sasso, sasso. Vabbè, questo video sta diventando, cioè questa stream sta diventando un degenero, perché dal costruire su Minecraft sta diventando una campagna pubblicitaria su qualsiasi prodotto che voi volete. C'è solo SempreSilippo che ve la fa quando volete, a qualsiasi ora, non è vero? Quando volete. Qua c'è Soap, che è il miglior venditore di tutto il mondo. Se volete io vi sponsorizzo, vi faccio anche la pubblicità, se volete. Però non sono abbastanza famoso per dare pubblicità ad altri. Però, se volete, io pubblicizzo tutti. Tutti, dal primo all'ultimo. Quindi adesso rimettiamo il nostro cubetto, che è questo qua, fantastico. E dobbiamo... Scusa, ma se io faccio... Da con le phone, più contatti, un'altra posta. Ma tu mi manchi, mi manchi, mi manchi, mi manchi in carne ed ossa. Manchi in carne ed ossa. La vista, manchi nella vista, le cose che non ho, che non ho. La scaletta dobbiamo trovare, eccolo qua, mettiamola posto di questo, che voglio vedere com'è. Ok. Facciamo così. Che figata. Però la scala di color sbagliato. Eccolo. Trovato. Tutto monocolore, tutto bello pulito, in ordine. Qua invece ci facciamo un piano molto particolare. Sto pensando di fare un pavimento o un tetto, faccio un tetto, un pavimento. Tutta pubblicità musicale qua facciamo Radio Soap, altro che Radio Minecraft. Qua Radio Soap, qua abbiamo Radio Soap. Beatman o Soundman o Trackman, non è male come soprannome da dare a un giocatore medio alto. Qua facciamo pubblicità a tutti e tutti e tutti. Ah, se uno poi dopo mi vabbè, le scatolette, altro che pubblicità. Pubblicità cattiva, in quel caso, in quel contesto, obbligatoria. Tac, figa. Potremmo fare una struttura un po' zigulata. Sto pensando. Ci facciamo. Va bene.
Per oggi, durante questa live qua, abbiamo fatto questo mezzo di obbrobrio. E ragazzi, ci ribecchiamo un attimo, che poi facciamo tutti i saluti. Grafica, chiaramente non ho. Che ci ribecchiamo la prossima volta, ragazzi. Bella lì, alla prossima. Ciao belli.